Allora, eccoci qua. Buongiorno a tutti, siamo in diretta, live, alla intervista con il nostro ospite, che oggi è Gianfrancesco Cutelli, gelatiere, che lavora e risiede a Pisa, ma di origini siciliane, siculo 6, di Milazzo, giusto? Oggi di che cosa parliamo? Oggi parleremo di infusioni, estrazioni aromatiche e altri metodi diciamo, per poter estrarre quindi tutte le aromatizzazioni che possiamo impiegare in gelateria. Cercheremo anche di trovarne di strane, perché so che Gianfrancesco ha fatto una grande ricerca, perché comunque studia questa materia da un po' di tempo. È anche un docente della Scuola Internazionale di Alta Gelateria, dove ogni tanto appunto con lui facciamo anche, teniamo anche dei corsi insieme e in particolare appunto questo tipo di corso, avendolo preparato, ci può dare già qualche anticipazione su quelle che sono le scoperte che ha fatto in questi anni e soprattutto quello che lui utilizza per aromatizzare il suo gelato sempre in modo assolutamente naturale. Ciao Gianfrancesco. Mi senti? Giustamente non ti ho ancora dato voce, adesso ti do voce. Ecco qua, la voce di Ok, Gianfrancesco, ci sei? mi senti? Mi Perfetto. sentite? Ciao. Beh. Sì. Mi sono Allora, noi sentito abbiamo la già una. presentazione. Abbiamo già? Vai pure. Una trentina di persone collegate, quindi Oh. puoi partire, diciamo, con. Si vede che piove non soltanto a Pisa, ma insomma, un po' anche da altre parti. Niente, Roberto mi ha contattato per chiedermi di fare una piccola intervista su un tema che io mi diverto da un po' di tempo a questa parte ad affrontare, no? Più che altro perché per aromatizzare, cioè per dare sapore a una miscela gelato, utilizzando magari abbinamenti strani, spezie, erbe o altri tipi di aromi, ci sono diverse tecniche. E a seconda della tecnica che si usa, si ottengono ovviamente risultati differenti, no? Quello che nella maggior parte dei casi noi gelatieri utilizziamo è l'infusione, no? Quindi la tecnica che consiste nel mettere una sostanza aromatica dentro un liquido, quindi fare un'estrazione solido liquido e utilizzare per questo liquido per fare il gelato. E questa, diciamo, è la tecnica un po' più utilizzata e può essere fatta in vari modi. Sostanzialmente si può utilizzare l'acqua come solvente
o nel caso in cui vogliamo, possiamo utilizzare direttamente la nostra base, la nostra miscela che utilizziamo per fare il gelato, o la panna o il latte. Le sostanze grasse ovviamente assorbono un po' di più gli odori, assorbono più gli aromi. Normalmente può essere utilizzata sia un'infusione a freddo che è chiamata macerazione, quindi io posso utilizzare un liquido a temperatura ambiente, o addirittura fredda, sia posso utilizzare un liquido che viene riscaldato e si può fare con una temperatura che varia, diciamo, dagli 0 gradi ai 100, no? Quindi si va a fare macerazione a freddo, macerazione a temperatura ambiente, digestione che lo fa ai 35-70 gradi, infusione a caldo e poi dopo sopra i 100 gradi sono i decotti, cioè i decotti sono quelle aromatizzazioni, quelle infusioni che si ottengono facendo bollire direttamente nell'acqua o nel liquido prescelto quello che noi vogliamo lo infonda. Dimmi, ti Ti volevo vedo chiedere questo, gritando. visto che hai parlato di temperatura anche a freddo, perché non sempre questa, diciamo, informazione è chiara e soprattutto uno si chiede, ma se io faccio una infusione oppure una macerazione, probabilmente, poi i termini tecnici me li dovrai dire tu esattamente quali sono, perché comunque ci sono dei termini tecnici per ogni tipo di processo. Quindi mi stai dicendo che qualsiasi cosa io la posso estrarre sia a freddo che a caldo, oppure ci sono delle cose che è meglio infondere a freddo o a caldo o viceversa? Beh, l'idea varia molto, cioè alcune cose possono essere infuse, diciamo, possiamo aromatizzare questo liquido, possiamo estrarre, diciamo, queste sostanze aromatiche, in alcuni casi sia a freddo che a caldo, in altri casi si ottengono risultati a freddo, risultati a caldo, in alcuni casi si ottengono risultati diversi, sostanzialmente, no? Un esempio classico che forse tutti più o meno conoscono è quello del tè. Cioè io il tè normalmente lo faccio per infusione, prendo dell'acqua calda con una temperatura variabile, poi sono i perfezionisti del tè, sono degli amici fissatissimi che hanno termometrini, eccetera, per cui utilizzano un'acqua che è già fra i 70 e i 95 gradi, la versano sopra il tè e lo lasciano in infusione per un certo tempo che può variare, che so, da 3 minuti a 6-7 minuti. Questo è il modo classico di fare il tè, però in realtà si può fare il tè anche utilizzando un'acqua a temperatura ambiente. E a questo punto però i tempi di infusione si allungano anche in maniera, diciamo, sostanziale, la quantità di tè deve essere leggermente superiore, però il risultato è completamente diverso. Innanzitutto, mentre quando uno fa il tè per infusione a caldo, il tempo di infusione è fondamentale perché se lo tengo troppo, diciamo, un'infusione mi tira fuori le sostanze, quelle sgradevoli, quelle amare, no? Le catechine e altri composti, diciamo, che rendono meno piacevole, diciamo, bermi il mio tè, a freddo escono fuori altri aromi. Addirittura c'è una tecnica giapponese, come al solito, che si chiama koridashi, che è molto carina, si fa di solito con dei tè abbastanza buoni, cioè tipo un buon tè verde o un gyokuro, un sencha, qualcosa del genere, che consiste nel mettere praticamente sul tè i cubetti di ghiaccio e lasciare che il ghiaccio si sciolga. Quindi proprio in questo caso l'infusione avviene a 0 gradi, a freddo nel vero senso della parola, e lì rispetto stesso tè fatto per infusione a caldo. Se l'assaggiamo abbiamo due risultati completamente diversi. In un caso è più dolce, più morbido, più amabile se vuoi, no? Nell'altro caso invece ci sono queste note leggermente più amare, se non siamo molto attenti. È come se si estraessero diverse cose, quindi varia temperatura, variano i tempi, ma variano molto i risultati. Infatti, proprio qua volevo arrivare, cioè, se io utilizzo ad esempio per il tè, che è uno di quegli infusi che effettivamente in gelateria non sempre dà degli ottimi risultati,
Quindi se io facessi un'infusione a freddo per il gelato... Sto bevendo, scusate. No, dicevo, quello che stavo bevendo prima, mi scuso con chi eventualmente sta seguendo, è te, essendo un fan. No, dicevo, appunto, nel caso della gelateria, a me è capitato a volte di fare dei gusti basati sul tè, quindi usando il tè nero oppure altri tipi di tè, in una infusione classica, quindi scaldando l'acqua e facendo quello che hai spiegato prima. Ma se invece lo facessi a freddo, cioè il risultato di aromatizzazione sul gelato può essere migliore? Cioè in che cosa può cambiare, ad esempio? Allora, quando io tento di infondere la miscela gelato, normalmente mi ci vuole qualcosa che abbia un sapore abbastanza netto, no? Nel senso, un tè, di solito, a meno che non sia un tè con un gusto particolarmente marcato, non incide molto nell'abbinamento su una miscela, da solo poi ancora meno. Quindi queste differenze le noto, ma le noto in maniera minore. Aspetta che mi è andata la... Io continuo a chiacchierare anche se mi fermo, vediamo se riesco a riprenderlo. Ci sei, comunque ci sei. I tè che funzionano sono, i tè che funzionano meglio secondo me in gelateria sono l'Apsan Souchong, cioè il tè affumicato, che dà questa nota di affumicato molto, molto carina, a parte i tè affumicati sono tanti, e viene molto bene. Per esempio, questa è un'idea che ha avuto una mia collaboratrice, grandissima gelatiera, che si chiama Simona Carmagnola, che è quello di fare la panna aromatizzata all'Apsan Souchong. Quindi c'è questa panna con questa nota affumicata meravigliosa, quindi lasciandolo molto in infusione, eccetera. E se no, c'è, che viene usato da molti gelateri, sarebbe questo tè verde giapponese, che però ha un retrogusto che a me personalmente non piace granché, perché sa un po' di alga, un po' di pesce, insomma, non lo vedo molto bene come abbinamento, di tè aromatizzati, tipo il tè al gelsomino, piuttosto che... E anche lì si possono utilizzare molte tecniche, cioè si può fare un tè e utilizzarlo al posto dell'acqua per fare un sotto, si può lasciare un po' di infusione, un tè molto caratterizzato, e poi si filtra ovviamente prima di mantecare, dandogli questa nota particolare. Ah, un'altra cosa carina, diciamo, che ho imparato per esempio dai baristi, è che tutto noi siamo questi colini, no? Che tante volte ci possono creare dei problemi a seconda della maglia che utilizziamo, eccetera. Ci sono in vendita delle cose simpaticissime, si chiamano super bag, che sono dei filtri di nylon che servono per fare, non so, il latte di mandorla, non so, roba per vegani, cose del genere, che costano pochissimo su Amazon e filtrano in maniera spettacolare. Quindi quella è un'altra cosa carina. Normalmente io tendo a fare infusione a freddo, reazione, perché per diversi motivi. Innanzitutto perché l'infusione a caldo ha il vantaggio di essere più veloce, ma molte volte modifica un po' tutte le sostanze aromatiche che sono termolabili. Riscaldando si modifica un po' il sapore, si perdono alcune cose. E invece mi piace lasciarle in infusione a freddo a lungo, poi filtro prima di mantecare, e il risultato ottenuto di solito è diverso. L'infusione a freddo è fortemente consigliata in tutte le situazioni in cui c'è da tirare fuori un aroma delicato o da una sostanza delicata. Per esempio, i fiori, un esempio può essere la zagara, no? Noi facciamo anche una panna alla zagara, che ottenendo la zagara in infusione dentro la panna, lasciandola in frigo per 2 o 3 giorni, filtrando prima di montare la panna, e questa panna c'ha sul finale questo retrogusto di zagara che è buonissimo, meraviglioso. Ci sono anche dei gelatieri siciliani, i fratelli Squatrito, che diciamo, ho valutato il loro gelato durante l'ultimo GECO, e hanno fatto l'idea carina, è stato un sorbetto con un'infusione di zagare di vario tipo, e si sentiva proprio questo retrogusto molto buono. Quindi solitamente l'infusione a freddo si usa per sostanze un po' più delicate, gli aromi più delicati, l'infusione a caldo si usa con le spezie, le bacche, le cortecce, cioè le cose un po' più resistenti. Ad esempio, poi anche lì ci sono... No,
La vaniglia, che è una delle spezie più utilizzate in gelateria, secondo te ha, diciamo, una, cioè è meglio farla a caldo oppure a freddo può dare, diciamo, qualche nota anche diversa? Perché, come dicevi tu prima, effettivamente i due sistemi estraggono note diverse, giusto? Sì, estraggono note diverse, soprattutto in quantità differenti. Comunque la vaniglia è un caso a parte. Allora, la vaniglia, quando iniziò a fare il gelato, normalmente si utilizzava con sigle di infusori, cioè quando uno faceva la pastorizzata ci metteva dentro un cestino di ferro, e la prima volta che, insomma, mi hanno spiegato come funzionava, mi hanno detto: te prendi una bacca di vaniglia, e mi hanno fatto vedere una bacca rinsecchita che era, diciamo, veramente una cosa microscopica, tipo, cioè un mignolo scarso come lunghezza e lo spessore di una mina di matita, cioè una cosa orrenda. Quelle da supermercato. Sì, esatto, la supermercato. L'apri in due, la infine l'infusore, poi la tua pastorizzata di base bianca da 60 litri o di base crema, quello che vuoi, e poi la puoi riusare altre 3-4 volte, e poi dopo averla utilizzata 3-4 volte magari la metti ad aromatizzare l'alcol e utilizzo questo alcol aromatizzato per fare altre cose. Sono un po' passati quei tempi, in realtà, per cui, diciamo, non abbiamo più né l'utilizzo prevalente di quel tipo di roba né l'utilizzo della vaniglia in questo modo. La tecnica molto carina, in questo caso l'ha spiegata Corvitto nel suo libro, ed è quella che utilizziamo anche noi. In pratica noi caratterizziamo la vaniglia con il saccarosio. Si tende a usare una, diciamo, una quantitativa di saccarosio che può essere comunque uno standard, in modo che io sono sempre in grado di sapere in questo mio mix, diciamo, quanto zucchero e quanta vaniglia ho. Di solito si fa 1:5 o 1:10, dipende un attimo da come uno preferisce lavorare. Si mette la bacca intera. Quindi in questo modo io non soltanto utilizzo i semi all'interno della bacca, ma utilizzo anche la buccia, no? Che è ricca di oli essenziali. Quindi frullo tutto insieme, poi normalmente con questa miscela di saccarosio e vaniglia, che si conserva in frigo per settimane, anche mesi tranquillamente, io faccio un'infusione a freddo, cioè nella mia base vaniglia, diciamo, ci metto questa vaniglia, che, diciamo, questo zucchero macinato con la vaniglia, e lo lascio lì per almeno un paio di giorni in infusione. Poi ovviamente filtro prima di mantecare, perché oramai più o meno tutti sanno cosa sono i mini pallini all'interno della vaniglia, no? Non tutti magari capiscono che può essere stata macinata anche la bacca, che rimane leggermente più grande, la buccia, diciamo. Però in realtà sarebbe un peccato sprecare, diciamo, questa parte ricca di sostanze aromatiche. Quindi noi facciamo così, ma con lo stesso criterio si possono lavorare tante altre sostanze aromatiche, ad esempio le erbe aromatiche, si lavorano molto bene con saccarosio. Ma può essere utilizzata la vaniglia. Un altro sistema che, diciamo, molti gelatieri utilizzano è anche quello di crearsi una sorta di zucchero liquido aromatizzato alla vaniglia, una sorta di anche con lo zucchero invertito ad esempio, utilizzato con la vaniglia. Secondo te ha senso questa cosa qua o no? Sì, non vedo perché no. È come farsi una preparazione prima aromatizzata, che uno poi deve titolare con degli standard costanti, in modo da poter poi bilanciare i vari prodotti che ne tira fuori. Va benissimo anche così. Io tendo normalmente a non riscaldare, diciamo, le sostanze aromatiche, soprattutto quelle un po' più delicate. Però, oppure utilizzo delle tecniche, ad esempio con lo zafferano, noi facciamo lo zafferano, lo mettiamo su una piccola parte di miscela, diciamo, lo scaldiamo, e poi dopo averlo scaldato e disperso un attimino in questa piccola parte di miscela, lo mettiamo a macerare a freddo per altre notti.
quindi in parte fuori, poi sono magari fissazioni, alcune persone piacerà farle in maniera diversa o troveranno un risultato migliore in altri modi. Noi abbiamo visto che in questo modo, riposando un paio di notti a freddo, tira fuori di più, diciamo, il suo sapore. Poi anche lì c'è da vedere, no? C'è questa aromatizzazione, un giudice a un concorso, uno dei primi concorsi che ho fatto a Firenze diversi anni fa, che mi disse che il mio zafferano non era un granché perché sapeva troppo duro. E in realtà però io di nuovo... troppo d'uovo, no? In realtà di uovo ce ne mettevo pochissimo e il sapore e il colore dipendeva quasi tutto dallo zafferano, però lo zafferano da sé ha un gusto molto intenso, ma è un gusto abbastanza piatto per me, no? Cioè è monocorde come sapore, molto intenso, molto buono, ma senza stacchi, no? E allora sulla base di quell'osservazione che mi hanno fatto, io comincio a abbinarlo con altre cose. Per esempio lo abbiniamo con la scorza d'arancio o di mandarino, perché, oppure con arancio candito, perché rende un po' più intrigante il gusto zafferano, lo rende più complesso, no? Poi ci si può giocare in modi, per esempio ultimamente c'è un amico che fa oli essenziali che mi ha fatto arrivare da un suo fornitore iraniano dell'acqua di rose, buonissima, strepitosa. E allora abbiamo provato a fare abbinamento sul consiglio di questo iraniano dell'acqua di rose e dello zucchero e dello zafferano. E l'abbinamento è meraviglioso. In realtà sosteneva ci stessero bene anche i pistacchi, ma insomma, i pistacchi con zafferano e acqua di rose diventa un po' eccessivo. Invece lo zafferano con l'acqua di rose sta benissimo, e quella è un'acqua di rose meravigliosa. Tra l'altro, non so se lo sai, un altro modo, diciamo, di utilizzare gli aromi è utilizzare gli oli essenziali, no? Gli oli essenziali solitamente vengono distillati in corrente di vapore, cioè si fa passare il vapore di una caldaia attraverso dei fiori, delle piante, no? Quello che può rilasciare sostanze aromatiche, il vapore se le tira via, poi viene condensato questo vapore in una serpentina, viene fatto arrivare di solito in un imbuto separatore, cioè alla fine, per cui per differenza di peso gli oli rimangono in cima e l'acqua rimane in basso. Poi l'olio viene, diciamo, l'olio essenziale viene purificato, poi eventualmente per centrifugazione, insomma, comunque l'olio essenziale è la parte pregiata, l'acqua aromatica, l'acqua aromatizzata, l'acqua di scarto della lavorazione, essendo tutto di scarto di solito non viene utilizzato. Io quando questo mio amico mi ha fatto vedere come faceva, è saltatissimo, ho detto allora io con l'acqua aromatizzata ci faccio sorbette. In realtà no, perché le acque aromatizzate sono prodotte di scarto delle estrazioni degli oli essenziali fanno schifo solitamente, cioè sono amare, presentano degli aromi diversi, cioè non sono gradevoli. L'unica eccezione come acqua aromatica, che è un'eccezione anche dal punto di vista commerciale, cioè viene utilizzata molto, è l'acqua di rose, anche l'acqua di fiori d'arancio, che si utilizza molto in pasticceria. Sono le uniche due che, pur essendo le acque aromatizzate di risulta, hanno comunque un valore e sono buonissime, no? Cioè, alcune acque di Federancio sono fantastiche, l'acqua di rose se è buona è meravigliosa. E allora lì è divertente utilizzarle, perché basta utilizzare una soluzione dell'acqua che utilizziamo per fare un sorbetto, avere un gusto nuovo e molto, molto divertente, molto interessante. Noi addirittura l'abbiamo fatto con lo zafferano, però nulla toglie che uno può utilizzare una frutta piuttosto che certo. Ma ascolta un attimo, una domanda. Hai parlato di utilizzo di liquidi, quindi un'estrazione aromatica da poter trasferire quindi da un solido a un liquido, giusto? Ci puoi spiegare un po' questo sistema per capire come funziona l'estrazione? Cioè, allora, sono tantissime realtà di estrazione, no? L'estrazione da solido al liquido si basa su pochi principi fisici.
in realtà. La tecnica consiste tutto nel cercare di avere un preparato di base che sia il più fine possibile, no? Nel senso che se io devo magari estrarre una spezia dura, tipo una bacca di pepe piuttosto che una corteccia o quant'altro, più ce l'ho piccolo, più ce l'ho sminuzzato, più è facile che estragga perché la superficie di contatto con il solvente è maggiore. Un'altra cosa che viene abbastanza, diciamo, nell'estrazione del liquido, che non può, diciamo, non è necessariamente acqua, come vi ho detto, latte, panna, miscela, alcol, acqua e alcol e via dicendo, è la temperatura, perché a seconda della temperatura io ho una maggiore o minore velocità di diffusione e solubilità. Poi un'altra cosa che mi è arrivata una mail, scusate, un'altra cosa che, diciamo, interviene avanza nell'infusione è la pressione. Più una pressione negativa che positiva, cioè quella positiva serve a far entrare il solvente dentro le particelle di soluto. Quella invece dà una specie di effetto risucchio e quindi tende a estrarre più facilmente il solvente con il soluto. E poi niente, il tempo, cioè più ce la tengo e più estrarrò o sostanze ulteriori diverse o quantità di sostanze già estratto. Giocando su queste cose io riesco a gestire la mia estrazione di sostanze aromatiche in un liquido. Non è detto che poi quello che piace a me piace a te, cioè a me magari piace una nota, a te ne piace un'altra, a me piace più presente, a te meno presente, però i modi e le cose con cui possiamo giocare sono queste. Poi in realtà, da un punto di vista tecnico, ora sono inventate un sacco di cose nuove, di giochi di interesse, in cui si può intervenire ulteriormente facilitando l'estrazione. Un giochino carino l'ho usato tempo fa a identità golosa, che è il sonicatore, no? Che è questa macchina che emette ultrasuoni con una particolare frequenza e intensità che per un effetto chiamato cavitazione frantumano tutto, quindi anche le pareti cellulari, anche riescono a estrarre, quindi oltre a fare tante cose, ma riescono a estrarre gli aromi in una maniera incredibile e con dei tempi velocissimi. Poi ora si fa anche l'estrazione, non so, con l'anidride carbonica supercritica, si fa in mille modi, no? Quindi, che cos'è questa cosa dell'anidride carbonica? Puoi spiegarla un attimo? Non è semplicissima, ma sostanzialmente l'anidride carbonica, se viene utilizzata a una temperatura superiore ai 30 gradi, a una pressione abbastanza elevata, credo sopra le 70 atmosfere, ha un comportamento che è una via di mezzo tra quello di un liquido e quello di un gas, no? Quindi si comporta come un solvente liquido trascinando via le cose, ma entra come se fosse un gas. Ha dei risultati in termini di estrazione che sono particolarmente interessanti come risultati. Ovviamente poi dopo si evapora e quindi io ho la sostanza, la sostanza aromatica in purezza e estratta, diciamo, con una come si può dire, con un'efficacia che sicuramente riesco a ottenere con altri mezzi, con altri solventi. Lo usano per fare, se ti può interessare, lo stanno usando per esempio qui all'Università di Pisa per estrarre le sostanze aromatiche dagli agrumi. È un giochino che dovevamo provare a fare, a realizzare un gelato con queste sostanze che sembra abbiano tra l'altro delle capacità funzionali altissime. Poi ti dirò, ora ci siamo fermati per il discorso del coronavirus, se porteremo avanti questo tipo di prove, poi ti dirò che risultati otteniamo. Però loro interessa più che altro delle capacità funzionali, cioè si usa molto in nutraceutica, in farmacia. A me interessava soltanto per vedere che risultato c'era da un punto di vista, diciamo, sensoriale e gusto. Ascolta, Gian, intanto stavo guardando, scorrendo un po' le,
diciamo, non ci sono ancora delle domande, infatti volevo lanciare anche questa cosa. Una delle caratteristiche di queste interviste che facciamo in diretta è anche la possibilità di intervenire facendo delle domande, perché quello che stiamo dicendo è molto interessante, però è talmente vasto l'argomento che magari insomma, uno potrebbe avere in mente una domanda che magari può risolvere un suo problema. Abbiamo la disponibilità di Gianfrancesco in questo momento, se lui è in grado di farlo può darci quindi anche delle risposte in diretta. Ci sono un po' di persone che si sono collegate, che stanno in grado di rispondere, perché... Cioè, se lui è in grado di rispondere, non è detto che sappia possa tutte le domande, però qualcosa okay, forse magari di possibile. Noi comunque lanciamo questa possibilità, chi ha diciamo voglia di fare delle domande le può postare, e abbiamo ancora comunque un po' di tempo, siamo a metà dell'intervista, quindi ci sarebbe tutto il tempo necessario. Magari te ne faccio una io, perché mi è venuto in mente prima quando parlavi dello zafferano. A me è capitato diverse volte di utilizzarlo, però come fai ad esempio ad usarlo? Perché immagino che possa dipendere, la risposta possa dipendere sia dalla qualità del prodotto che usi, ma anche dal tipo di solvente, cioè nel senso dove lo stai mescolando, ecco, con cosa lo stai mescolando, se è base latte, quindi grasso, oppure acqua. Tu come ti regoli in questo genere di cose? Ma in realtà lì dipende piuttosto dalla qualità della materia prima, nel senso che noi lo facciamo in funzione direttamente nella miscela, però ho visto per esempio tanta gente che lavora con lo zafferano, che fa questa infusione in acqua calda e poi se la tiene pronta e utilizza questa acqua per aromatizzare le varie cose che va a fare poi. In realtà, diciamo, le tecniche che abbiamo fatto sono una minima parte delle possibilità che ci sono di aromatizzare qualcosa. Cioè la più semplice è, che ne so, ce lo grattugio sopra, come nel caso del pepe, no? E da lì ci sono altre migliaia di possibili modi di utilizzare stesse sostanze aromatiche con risultati differenti. La maggior parte dei casi sono tutti piccoli trucchi che vengono fatti con esperienza, a volte sono semplicemente frutto di pratica, perché abbiamo visto che in un certo modo ci piace di più che in un altro. Però realmente sono tantissime tecniche, no? Pensa soltanto alle tecniche che servono a realizzare i profumi. Cioè, in profumeria è un mondo fantastico, meraviglioso, immenso. Ti ho perso per un attimo. Ci sei, Gianfrancesco? Sì, ti sento. Okay, abbiamo perso qualche secondo della spiegazione. No, ti dico che noi ci stiamo ragionando come gelatieri, ma tutti i profumieri che ci ragionano da secoli, no? Su come estrarre aromi e odori e poi combinarli per realizzare profumi. Quindi le tecniche di estrazione delle sostanze aromatiche sono delle cose a volte antichissime. Ascolta, c'è... Dice che c'è qualche problema, non c'è più. Ti vedo. Allora, no, ti dicevo, ci sono già alcune domande, se vuoi, posso magari metterle su schermo, così le vediamo. Intanto, la prima domanda è questa. Ci sono dei testi di riferimento per studiare le varie tecniche? No, ti posso dire di no, mi dispiace tantissimo, io ne ho cercati, però in realtà si trovano parti su vari testi, ma un testo del genere io non sono riuscito a trovarlo, anche chiedendo a persone che non fanno il nostro lavoro, no? Mi sono informato presso persone che magari come lavoro fanno proprio quello di estrarre aromi o di fare profumi, ci sono delle tecniche dei profumieri e lì c'è qualche manuale, ma per quanto possa sembrare assurdo, io perlomeno non ho trovato niente di utilizzabile per noi. Ho capito. E, un'altra domanda è riguarda il sottovuoto, ad esempio. Hai mai provato? Io so già che sì, la risposta, perché ho già avuto modo di assaggiare alcune cose che tu hai messo in infusione sottovuoto. Ma ecco, ad esempio, questo tipo di tecnica che cosa comporta?
Allora, il sottovuoto dà il vantaggio, diciamo anche in questo caso, la pressione per fare in modo che le sostanze, io l'ho utilizzata in maniera un po' particolare, ovvero sia, questa è la cosa che hai assaggiato te, mettendo diciamo, dell'uva passa, quindi una sostanza parzialmente disidratata, e reidratandola sottovuoto. La reidratazione sottovuoto con la pressione fa sì che diciamo, la frutta disidratata reidrati imbibendosi di quello che è diciamo, l'infusione o la sostanza che ti hai voluto mettere diciamo, per farla reidratare, che ovviamente può essere non so, un distillato, può essere una miscela di acqua e qualcos'altro e via dicendo. Il sottovuoto ti gioca un po' con l'effetto pressione, no? Quindi dà la possibilità di sia, come si dice, facilitare la solubilità delle sostanze, sia l'infusione. Io non ci gioco più con l'infusione, però può anche utilizzato per facilitare l'estrazione, diciamo, di sostanze aromatiche. In questo caso io utilizzo il sottovuoto o con un runner oppure con una cottura a bassa temperatura e quindi unisco un po' la temperatura alla pressione. Allora, c'è una E una cosa domanda. divertente, prego, dimmi. No, finisci pure, poi c'è una domanda un po' articolata. E una cosa divertente, per esempio, si può fare molte volte, si possono fare degli sciroppi utilizzando il sottovuoto con delle sostanze che sono abbastanza ricche di liquidi. Faccio un esempio banale. Se io metto sottovuoto un peperone in pari peso con lo zucchero tende a estrarre dal peperone tutta l'acqua, no? Però è ricchissimo di acqua. L'acqua che viene estratta è un'acqua che avrà delle note fortissime di peperone. E in realtà poi quello che otterrò sarà, diciamo, un liquido che sarà più uno sciroppo che sa di peperone, con il quale io posso aromatizzare, diciamo, un sorbetto, quello che pare a me, penso a un sorbetto che fa un gelatiere di Fiumicino, Vincenzo Lenci, che fa fragole e peperone. E la parte invece che nel frattempo è stata privata dall'acqua, diciamo, per osmosi, viene quasi candita, no? Quindi ho due sottoprodotti e posso utilizzare entrambi per realizzare il mio gelato. Qual è la domanda? Allora, la domanda è questa. Quindi c'è un test con una citrus medica lasciata in infusione unita con lo sciroppo di zucchero per 3 ore a 55 gradi. Poi riposare per il resto delle 24 ore. Il risultato, una volta unito insieme a dei frutti di bosco, è stato molto interessante, anche se l'aroma della mano di Buddha, che è il nome, diciamo, forse commerciale di questa citrus medica, è molto deciso. Quindi, secondo lei, Gianfrancesco Cutelli, sarebbe stato meglio procedere a freddo? Non te lo so dire per un motivo molto semplice. Io di solito lavoro a freddo, anche nel caso degli agrumi, però non è detto che il risultato che piace di più a me possa piacere di più ad altre persone. Gli agrumi poi sono un modo particolare e vastissimo, no? Ora, io la mano di Buddha ce l'ho sul terrazzo, ma non l'ho mai usata per fare il gelato. Però mi vengono in mente altri agrumi che sono fantastici, con cui si possono fare cose meravigliose. Gli agrumi soprattutto sono dei prodotti con cui si può giocare veramente in tantissimi modi, no? Quindi sono quasi degli esempi, cioè io l'agrume posso grattugiare la scorza con un microplane, posso macerarla con lo zucchero come faccio per la vaniglia e avere diciamo, una scorza aromatizzata pronta all'uso, posso diciamo, infonderla a caldo, infonderla a freddo e così via. Io tendenzialmente sarei più per fare una cosa fredda, anche l'agrume. Ho paura che comunque 55 gradi, comunque una temperatura che possiamo valutare come digestione, nel senso tecnico, ma come a freddo quasi, non è una temperatura che va a rovinare più di tanto l'aroma.
Secondo me un tempo più lungo, una temperatura più bassa, forse il risultato sarebbe stato migliore, non lo so, quella questione di gusti diverso, probabilmente. Allora, c'è un'altra domanda. L'estrazione di bouquet aromatico dei chicchi di caffè tipo Bourbon è consigliabile a caldo o a freddo? Ora, tipo Bourbon nel caffè non l'avevo ancora sentita. C'è in realtà, credo che sia sì. Se ben ricordi, visto che siamo stati insieme, sono stato in Colombia e Colombia. siamo andati a quel posto dove erano tutti questi caffè meravigliosi, questi specialty coffee, c'è anche questo caffè Bourbon. Ora io dirti a cosa corrisponde il caffè Bourbon, non essendo specialista di caffè, non saprei. Il caffè, invece, essendo una sostanza abbastanza dura, io tendenzialmente sarei prima per scaldarlo e fare estrarre un po' come si dice, di sostanza aromatica dal caffè, quasi quella specie di olietto dal caffè, no? E poi comunque fare una lunga macerazione, quindi entrambe le cose. Secondo me si ottiene il risultato migliore, però anche lì questo è il mio punto di vista. La frammentazione comunque pure, perché in questo modo si estrae un po' di più e comunque non c'è una tecnica, è sempre per forza migliore di un'altra. Dipende dal risultato che voglio ottenere. Anche la differenza tra la macerazione a freddo e l'infusione a caldo ha il vantaggio di essere molto più veloce, quindi se io avessi da fare una cosa in velocità, potrei scegliere un'infusione a caldo perché magari è più pratica, no? C'è una tecnica carina che usano i barman, che si chiama Rapid Infusion, che è molto bellina, e consiste nel prendere uno di quei, come si chiamano, dispenser per la panna, sifoni, un sifone, caricarlo, diciamo, loro lo fanno con un cocktail o con un liquido, una base alcolica, quello che è. Io ho provato a fare con la panna, è divertente. Si carica con la panna, ci si mette dentro la spezia che vogliamo utilizzare per aromatizzare la panna. Gli si mette un paio di cartucce di protossido d'azoto, e poi si sparano dentro, no? E lasciandolo un po' riposare, si ottiene lo stesso effetto che otteniamo normalmente, di infusione a freddo con l'aiuto della pressione. Quindi praticamente si estrae molto di più. Se noi teniamo questa panna in frigo, diciamo, per una notte, il giorno dopo proviamo a fare la panna, solitamente ha preso molto bene, diciamo, l'aroma e la spezia che è stata utilizzata, perché è stata aiutata nell'estrazione, in questo caso dalla pressione. Ricordatevi, se fate questo giochino, che c'è un filo da mettere prima dell'erogatore della panna, perché sennò vi si blocca e insomma, non riuscite più a tirare fuori niente. C'è un'altra domanda. La resa degli aromi è costante, parlando di gelato, oppure perde l'aroma nella giornata, visto che appunto sono, di solito si parla di aromi volatili. Quindi, secondo te c'è questa distinzione? Allora, ci sono due questioni da affrontare. La prima è il fatto che sì, l'aroma volatile, però una delle cose che aiuta questa roba a essere volatile la temperatura. Nel nostro caso, la temperatura di un gelato, essendo negativa, diciamo, non facilita così tanto la perdita di aromi. Poi non è che tutti gli aromi sono così volatili, diciamo. Io ho notato due cose in realtà, invece, però sono notazioni empiriche, no? Che molte volte quando si fanno dei gelati, soprattutto se si gioca con le spezie, con gli aromi e quant'altro, la tendenza qual è? Quella, ovviamente, faccio una prova, appena ho mantecato il gelato, voglio assaggiare com'è venuto. E noi facciamo così in realtà in laboratorio, però facciamo sempre poi un assaggio ripetuto a un giorno di distanza e a 2 giorni di distanza, perché in realtà, secondo me, molti gusti
cambiano come profilo sensoriale qualche ora dopo essere stati mantecati. Quindi per rendersi conto di come effettivamente è venuta una prova, quindi se il dosaggio che abbiamo utilizzato di una spezia piuttosto che di un ingrediente ha ottenuto il risultato piuttosto che un altro, un minimo di tempo glielo lascio usare. Poi a volte le modifiche sono relative, cioè non ci sono dei grossi cambiamenti, a volte sono dei cambiamenti incredibili, cioè un gelato che è stato lì mezza giornata è cambiato in una maniera incredibile e ha un sapore completamente diverso. Quindi per Ok. questo prima, Allora, qui lo c'è sbancamento ovviamente. un'altra domanda che riguarda lo sbiancamento della menta, cioè passare il colore dell'erba aromatica al liquido in infusione, di infusione. Allora, qui si affrontano due temi per i quali io non sono assolutamente portato, sia lo sbiancamento, blanching è una cosa, diciamo, che riguarda soprattutto l'aspetto estetico, ma più che passare il colore dell'erba aromatica al liquido si cerca di non passarlo, no? Utilizzando le foglie. Io non faccio gelato alla menta perché non ho particolare amore per intense e quindi non è una cosa in cui mi sono mai dilettato né con oli essenziali né con sciroppi né con la... Lo uso in abbinamento della menta, lo uso in abbinamento a un gusto che facciamo perché secondo me ci sta bene come abbinamento, ma la menta proprio vera e pura a me non piace, diciamo, come gusto a sé e quindi non la faccio mai. Però, La cosa che la gente fa di solito è diversa, perdonami se ti interrompo, la difficoltà in realtà è quella opposta, cioè si cerca molte volte di mantenere il colore della menta passando la miscela di gelato, quindi non perdere questo verde, però non mi ci sono minimamente dedicato, quindi rischierei di dire le fesserie. ok, no, dicevo prima che io so comunque che tu non fai la menta, ma sicuramente fai il puffo. È vero questa cosa? Sì. In questo caso si esula dal discorso delle sostanze aromatiche. È una cosa che ho provato a fare, ho fatto un libro qualche anno fa con degli amici, nel quale ho cercato di far passare assolutamente una ricetta di gelato al puffo, ma me l'hanno bocciata in tutti i modi. E l'idea di fondo era quella di realizzare un gelato naturale, fra virgolette, clonando o interpretando quello che è il gusto artificiale, diciamo, per antonomasia. E la difficoltà era ottenere la sfumatura blu, perché la sfumatura blu, ti parlo di anni fa, la sfumatura blu non era facilmente realizzabile con qualcosa di naturale, con un alimento. Abbiamo provato prima addirittura una ricetta con il lapislazzulo, che ovviamente è rimasta solo teorica per motivi di costo. Poi abbiamo visto che c'era una medusa che ogni tanto si spiaggia, diciamo, da parte che ha un colore blu, però non so come siete, abbiamo mai provato a far gelato. In realtà, poi è riuscito a tempo a fare la spirulina, no? Che tu sai comunque è razionata per andare sul blu, se no ti dà un colore verde petrolio che è veramente poco accattivante. E poi grazie a un collega laziale, Davide Frainetti, che ha trovato questo fiore che si chiama Butterfly Pea Flower, abbiamo trovato che, diciamo, i petali di questo fiore, sminuzzati, ridotti in polvere, danno questa sfumatura blu molto bella. Tra l'altro sono anche sensibili al pH, per cui se io per caso aggiungo alla mia miscela di Butterfly Pea Flower e latte, per esempio, o acqua, qualcosa di acido come del succo di limone, mi vira verso il magenta. Quindi c'è anche questa modifica molto scenografica. Però sì, abbiamo rifatto il puffo. Poi in realtà il puffo era completato dalle meringhe che venivano messe sul gelato, che devono essere il cappello del puffo che era stato frullato insieme al puffo. Ok. Allora, vediamo una domanda seria invece.
Gianfrancesco, trovi più efficaci estrazioni con solventi acquosi o solventi che contengono grassi? E laddove ti servi del grasso, lo fai a caldo? Questa è una domanda di Renato, che lo vedo che okay. Renato Trabazzo. Allora, dipende anche da quali estrarre in realtà. Il problema del caldo, come abbiamo detto oggi, è che su alcuni aromi particolarmente sensibili o tremolabili li modifica un po'. Quindi anche quando utilizzo il caldo, raramente, a meno che non siano spezie dure, raramente salgo a temperature molto alte. Il grasso assorbe di più gli aromi e i profumi rispetto all'acqua, indubbiamente. Ha bisogno anche di un po' più di tempo però per farlo. E dipende dal fatto che quello che estraggo lo voglio utilizzare o meno in una miscela gelato o in un sorbetto, ovviamente. Mentre un'estrazione con un solvente acquoso, estrazione in acqua, diciamo, posso utilizzarla sia su un sorbetto che su un gelato, ovviamente è più difficile utilizzare un'estrazione in latte, panna o miscela per fare un sorbetto, no? Quindi se è una cosa che poi deve servirmi a interpretare vari gelati, riesco a crearmi un'estrazione che posso utilizzare in diverse occasioni con l'acqua, se no a quel punto lì lo metto direttamente nella miscela. Ok, qui parliamo di zenzero. Tra l'altro, lo zenzero, allora, grazie per l'intervista interessante. Allora, lo zenzero è meglio grattugiarlo e lasciarlo in infusione. Anche lì io consiglio sempre l'infusione a freddo, lasciarlo in infusione anche lì almeno una notte, e poi filtrarlo molto bene. Anche in questo caso utilizzo ad esempio il super bag, perché a me la fibra dello zenzero dà sempre un po' fastidio, però dipende anche lì da che effetto si vuole ottenere. Però sì, grattugiato e poi a freddo. Ok, ne abbiamo un'altra. Grazie per questo fantastico intervento. Hai avuto successo. Allora, cosa pensi della vasocottura? Potrebbe essere un metodo efficace di estrazione combinando temperatura e pressione? Potrebbe. Ora io la vasocottura non l'ho mai utilizzata, però è l'effetto che abbiamo col sottovuoto, dando la pressione, si riescono a ottenere, diciamo, sia delle estrazioni che degli imbibimenti. Scusa Francesco, ti sentiamo male. Puoi ripetere? Ti abbiamo perso per qualche secondo. Allora, non so se ci sente. Gianfrancesco, ci senti? Abbiamo perso la tua connessione. Sei rimasto basito, così. Comunque, aspettando che appunto Gianfrancesco rientri in linea, avete visto che comunque il mondo dell'infusione, dell'estrazione degli aromi è veramente affascinante, perché ci sono un sacco di possibilità diverse di poter estrarre prodotti. Ecco, Gianfrancesco, sei tornato, ti avevamo perso per qualche istante, puoi ricominciare da capo. Se ce la facciamo. Venuto in mente prima quella persona che mi diceva della mano di Buddha, no? Ora io con la mano di Buddha non ci ho mai provato, ma per esempio il bergamotto, no? Che ha questa scorza fantastica, nel momento in cui lo sottopongo a una temperatura un po' più alta del normale, mi vira e mi dà delle note sgradevoli. Quindi anche lì io gli consiglierei di rimanere sulla temperatura ambiente o di farla a freddo. Ok. Allora, c'era un'altra domanda interessante riguardante le meduse. Questa è la nostra amica Silvia di Genova, di Moneglia. Una volta all'anno si spiaggiano delle meduse viola. Puzzano un po', ma magari ci si può fare qualcosa. Che dici, Gianfrancesco?
sono gratis. Potrebbe essere un'idea. Dipende, viola poi, non è che bel colore che tirano fuori. Beh, io ricordo di viola il tuo gelato alle opunzie, che è veramente incredibilmente viola, quasi finto. In realtà è vero, cioè, le opunzie hanno questo succo, questa polpa color magenta che è strepitosa, cioè un colore fantastico, molto più forte di qualsiasi colorante artificiale. La medusa in realtà, cioè, in diversi se le mangiano, credo in Giappone e in altri posti, qui potrebbe essere un'idea. Ascolta, qui c'è un'altra domanda. Con i fiori, lavanda e boccioli di rosa si ottengono spesso aromi artificiosi, cioè sì, che non sembrano molto alimentari probabilmente, no? Quindi lì come fai? Allora, con i fiori stesso discorso, per me estrazione, macerazione a freddo, lunga macerazione a freddo, una buona filtrazione poi dopo. Sui fiori secchi invece si può lavorare anche a caldo. Fiori secchi mi viene in mente, non so, i boccioli di rosa, di damascena, di rosalina bulgara, no? Allora, lì, in quel caso lì, per estrarre bene da un fiore secco, con acqua calda, acqua bollente, si ottengono degli ottimi risultati. Io di solito poi, dopo averli estratto, comunque, cioè dopo averli infusi in acqua calda, li lascio anche, diciamo, macerare a freddo. Perché se comunque abbiamo perso un attimo la connessione anche qua. Siamo un po' claudicanti oggi. Se riesci a recuperare, poi ti faccio rispondere alla domanda. Approfitto di questi pochi istanti per dirvi appunto che abbiamo venerdì 22 un'altra intervista con Renato Trabalza, poi magari ne parliamo tra poco, quando rientra Gianfrancesco. E tra l'altro una cosa che volevo chiedere a Gianfrancesco, vedo che le domande qui sono finite, non ce ne sono più, per cui ne avrò una sempre che lui riesca a rientrare, vediamo se rientra. E io gli chiederei ad esempio un po' sulla fumicatura, che è una cosa che mi interessava capire. So che Gianfrancesco aveva fatto degli esperimenti anche in passato per ottenere questa aromatizzazione particolare un po' affumicata di certi gelati. Ad esempio l'anno scorso, mi ricordo che sono stato a Cagliari da un collega che ha utilizzato appunto questo sistema. Eccolo qua, siamo di nuovo online. Scusami, ci siamo persi, ti abbiamo perso. Sì. Noi ragioniamo ora sul fatto di fare un buono, no? Però in realtà i modi di aromatizzare sono tantissimi. Uno che probabilmente chi mi conosce mi ha già visto utilizzare varie volte, io ho questo amico che fa degli idroalcolati utilizzando gli oli essenziali, e sono praticamente quei puzzini che mi vedete a volte utilizzare durante eventi o cose del genere, che a me piace utilizzare, perché uno dei limiti grossi che ha il gelato normalmente è l'impatto olfattivo, no? Come dicevamo prima, avendo la temperatura negativa non si liberano, non si sprigionano normalmente questi odori così intensi, no? Non usando il gelato. Quello che noi percepiamo in termini, diciamo, olfattivi è tutto per via retronasale, cioè quando buttiamo giù si scioglie e ci ritorna l'aroma del prodotto, però l'impatto olfattivo iniziale è assolutamente assente o quasi, e quindi io vaporizzando questa soluzione riesco a dare olfattivo che si abbina al gelato. Non necessariamente deve essere lo stesso che poi metto nel gelato, cioè un abbinamento aromatico, no? Può anche essere una cosa che sta bene insieme. Però è come se desse sensazione in più nel momento in cui viene degustato un prodotto. Ok, ascolta, prima stavo
anticipando una domanda che ti volevo fare io, che era legata alla fumicazione, cioè questo come ottenere il gusto affumicato, di cui avevamo già parlato. C'era questo collega che è allo Sherbet dell'anno scorso, no? Fabrizio Fenu, che ha utilizzato appunto questa tecnica con un affumicatore. Tu come ti sei trovato? Io ho un affumicatore a freddo, no? Questi famosi, che poi mi diverto a scopiazzare molto quando esce in cucina qualche attrezzatura nuova, se posso, vado da qualche amica a parla, o se costa poco me la cura, la provo io. E io ho provato a utilizzare a suo tempo l'affumicatore a freddo, ma con risultati patetici, nel senso che non mi è mai riuscito ad avere un gusto con il sentore affumicato che dicevo io. Quindi all'inizio mi ero fatto tanti cioè, segmentari, no? Per cui ho preso vari tipi di corteccia per avere retrogusti, no? Tutte queste cose che fanno i fanatici del barbecue piuttosto che. Poi in realtà il problema dell'affumicatore a freddo è che si passa dal non percepire aroma di fumo a percepire l'odore di portacenere sudicio, cioè proprio c'è una soluzione di leccare. Allora, sicuramente ottengo risultati migliori con un'affumicatura a caldo, con una camera di affumicatura, diciamo. Il primo che ho visto lavorare su una cosa del genere è stato Marchetti, che già nel libro che abbiamo fatto aveva messo un gusto di latte affumicato, che lo faceva perché aveva, cioè, questo rapporto di amicizia con un cuoco stellato che aveva questo affumicatore professionale, diciamo, al ristorante, e lo utilizzava per affumicare il latte. Sicuramente non è un'attrezzatura da tenere in laboratorio, perché l'odore di fumo ha due grossi problemi. Il primo, che a seconda come è molto sgradevole, e il secondo, l'eccezione dell'aroma di fumo, quando uno fa le prove, noi ci si dice, abituiamo molto facilmente a questo odore, ma se usciamo un attimo dove ci richiamo, ci sembra di essere entrati in una fumeria d'oppio, perché è terrificante, c'è niente dappertutto, riempie tutto, proprio ammazza qualsiasi. Quindi sono anche difficili da fare. Sicuramente è meglio l'affumicatore, diciamo, la camera d'affumicatura. Fabrizio Fenu, invece, allo Sherbet, ha fatto un gelato affumicato in maniera molto intelligente. Ha avuto una doppia tecnica di aromatizzazione. Ha utilizzato della ricotta affumicata per fare il prodotto, quindi una materia prima nel quale già c'era l'aromatizzazione, e poi ha inserito la pistola di affumicatura nel mantecatore durante la mantecazione. Quindi il fumo veniva inglobato durante la mantecazione. Nonostante questo, ritengo che sia, è un'idea geniale, secondo me, ma che sia comunque molto difficile dosarlo, perché si rischia di dare questa nota sgradevole, questo retrogusto un po' amaro, un po' veramente di posacenere sporco. Va veramente dosato con estrema attenzione. Chi lo fa, diciamo, i bartender soprattutto, a fare affumicature brevi e ripetute, anche con la pistola di affumicatura. E anche loro, secondo me, anche quelli bravi, a volte non ottengono il risultato voluto. Difficilissimo dare, non so, l'affumicato che pensiamo, no? Come idea di riferimento potrebbe avere un salmone affumicato, cioè ci vogliono delle attrezzature di tipo diverso dalle pistole. Ascolta, ho un'ultima domanda, poi chiudiamo perché abbiamo raggiunto il nostro limite dell'ora. In genere l'uso degli estratti dà una resa migliore nei sorbetti o nei gelati? Quindi forse un po' hai già risposto prima, comunque se vogliamo ridirlo sul discorso acqua. Innanzitutto l'estratto, cioè non so di preciso cosa intende. Se intende se ha un'estrazione migliore, lì dipende, diciamo, da cosa voglio ottenere io, sostanzialmente. Indica estratto magari, so, un olio essenziale, lì è indifferente. L'unico problema, una cosa che non ho detto, io ho lavorato un po' con gli oli essenziali, che sono una cosa fantastica,
che hanno un grandissimo problema, però, che vanno adottati in maniera assolutamente precisa con le micropipette, quindi quando si va su frazioni di gocce. C'è il rischio di rimanere o sul troppo poco o esagerare. E quindi per utilizzare vengono diluiti in soluzione acquosa e poi utilizzati diluiti. È divertente, cioè un'altra delle tante cose che si possono fare che secondo me sono molto divertenti. Bene, Gianfrancesco, io ti ringrazio della tua disponibilità, della tua anche conoscenza di questa materia che non è comunque banale, nel senso che non è facile trovare queste indicazioni. Lo dicevamo prima, non esistono dei libri che ti spieghino nel dettaglio quali sono tutti i vari tipi di estrazione, o perlomeno non li conosciamo e sicuramente qui in Italia non credo che ci siano. Calcolato che da un punto di vista industriale, cioè l'estrazione di aromi è un settore immenso, no? Cioè, a livello industriale sono delle multinazionali che si occupano di estrazione e realizzazione di aromi sintetici anche. Ed è un business che ha degli interessi veramente mostruosi. Calcolate che nel 90%, forse anche di più, dei prodotti alimentari che consumate c'è sempre una voce aromi, no? E questa voce aromi solitamente non è mai riferita al fatto che io ho, non so, grattugiato il limone con i microplane. Di solito è qualcos'altro. Io ho visto dei cataloghi di queste aziende che vendono aromi, ce n'è una rete interessante. E sono incredibili, no? Sono incredibili perché hanno nomi di qualsiasi tipo, più o meno naturali, fra virgolette, difficilissimi da utilizzare perché sono di solito molto concentrati, perché sono fatti per quantitativi di prodotto diversi che utilizziamo noi. E una volta a un corso hanno usato, per esempio, un aroma sintetico di olio che era tenuto dentro infilata dentro Ti stiamo perdendo, non si capisce cosa hai detto, sai? Abbiamo qualche problema di linea con Gianfrancesco. Non so se lui ci sente, ma noi, almeno io in questo momento non riesco a sentire quello che ci sta raccontando. Beh, nel frattempo che ripristina il suo collegamento per gli ultimi saluti. Intanto vi ringrazio veramente di essere stati qui con noi. Venerdì vi invito alla prossima intervista con un grandissimo della gelateria e della cucina, perché per chi non conosce Renato Trabalza, vi anticipo solo che è romano ed è il titolare di una delle più famose e più riconosciute trattorie romane o romanesche forse. Che ci sono. E parleremo con lui di gelato a etichetta corta, quindi in realtà dalla ricetta corta con pochi ingredienti. Vedremo un po' cosa intende lui, perché ha, diciamo, una sua visione del gelato che vedremo insieme come approcciare. Io Gianfrancesco nel frattempo ho presentato appunto il Renato che ci sarà venerdì. Scusami, ma ti abbiamo perso, quindi non siamo riusciti a capire qual era quello che hai detto in conclusione. Se puoi magari No, dicevo semplicemente che il mondo degli aromi è estremamente vasto, no? Ed ha anche delle quotazioni industriali importantissime, ecco, perché no, è un mercato veramente incredibile, infinito. Come tutte le cose in cui c'è dietro un interesse economico, diciamo, notevole, a livello industriale, le tecniche di estrazione e creazione di aromi artificiali sono veramente delle cose incredibili, no? Sia a livello di attrezzature che a livello di ricerche. Ok,
Va bene, Gianfrancesco, grazie ancora, salutiamo a tutti, ci vediamo quindi venerdì e rispondo io a una domanda che è stata posta. Sì, facciamo anche seminari, facciamo corsi, io personalmente tengo dei webinar, ce ne hai uno in programma lunedì prossimo sull'innovazione nel mondo del cambiamento come quello che stiamo vivendo in questo momento, un corso dedicato agli imprenditori del mondo del gelato per in qualche modo avere dei mezzi in più nella propria cassetta degli attrezzi per affrontare magari problemi e crisi come in questo momento ci siamo dovuti confrontare. Quindi grazie ancora, grazie Gianfrancesco e alla prossima. Ciao ciao.